deciso di tornare a un video a settimana, perché fare un video ogni due giorni era una cosa che mi prendeva troppo tempo, e se faccio un video ogni due giorni non ho tempo di finire di incidere il mio terzo album, finire di scrivere il mio secondo libro, quindi sono tornato a un video a settimana e buonanotte. Allora, oggi tratto un tema a me molto 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 caro. Questo qui, questo meraviglioso libro dal titolo La collina dei conigli, in inglese Watership Down, è un'opera fantastica, bellissima, scritta nel 1972 dall'ormai compianto Richard Adams, uno scrittore estremamente creativo e estremamente intelligente, sempre consapevole di quello che scriveva senza mai apparire saccente. Questa storia tratta le avventure e le disavventure di un gruppo di conigli guidati dal saggio Moscardo alla ricerca di una nuova casa, di una nuova conigliera, perché il suo fratello Quintilio ha avuto un presentimento. Era convinto che stesse per arrivare un qualche tipo di cataclisma. Questo cataclisma loro non hanno idea di che cosa sia. Noi capiamo che quello che lui vede è un cartello con, sai, quelle cose tipo dei progetti edili, che praticamente lì ci avrebbero costruito, non so, una zona residenziale, non ne ho idea. Gli uomini avrebbero completamente distrutto quella zona, e per i conigli non ci sarebbe stato niente da fare. Quindi loro non hanno idea di quale sia la catastrofe in arrivo, però decidono che bisogna andare via. Non tutti, perché qualcuno non gli crede, visto che a quanto pare Quintilio è considerato quello che grida al lupo e al lupo, ma spesso è un falso allarme, e quindi in pochi lo seguono e loro partono. Tra mille peripezie e disavventure, alla fin fine troveranno questo posto che poi chiameranno casa, appunto la collina. Questo libro, tra l'altro, La collina dei conigli, ha anche un seguito. Io l'ho scoperto un po' dopo averlo letto, e si chiama La collina dei ricordi, che è un libro che io non riesco a leggere, perché La collina dei conigli è un libro che a me credo sia il libro che io abbia apprezzato di più, penso sia il mio preferito in assoluto, perché colpisce molto molto in fondo, colpisce più di un nervo scoperto. Anche quando ho visto la serie TV, il film non l'ho visto perché ci hanno fatto un film, non mi ricordo quando, è recitato interamente in inglese britannico, che è un accento che io non sopporto sinceramente. Ci hanno fatto anche una serie TV su Netflix, io l'ho vista, è fantastica, a me è piaciuta veramente tanto, e il finale mi ha devastato, esattamente come nel libro. Fear nothing. Questo libro qui, La collina dei conigli, io ogni volta che lo apro, qui appena arrivo alla prima pagina, io leggo i nomi Smerlotto, Vulneraria, Moscardo, mi sale il groppo in gola e non riesco a leggerlo. Sono 2 anni che ho questo libro e non riesco a leggerlo, non riesco ad andare oltre la prima pagina. Vaffanculo, vaffanculo. Ma perché sto parlando di un libro nella prima parte del video? Perché questo libro ha dato vita, seppur indirettamente, a una delle migliori band che abbia mai ascoltato. I Fall of Ephraphah. So che Fall of Ephraphah può sembrare un nome abbastanza divertente. Per chi ha letto il libro non è divertente, perché la caduta di Ephraphah è sinonimo di una vittoria estremamente sofferta e di coraggio. Ok? Dicevo, i Fall of Ephraphah, quintetto britannico, formatosi a Brighton and Hove, credo si chiami quel posto, in soli 4 anni di vita hanno buttato fuori una discografia notevole, veramente notevole, composta da 3 album, 2 EP e uno split con i Down to Agony. E questo è davvero, secondo me, molto impressionante, perché in così poco tempo è difficile produrre così tanto lavoro, in pochi ci riescono. Guarda i Cynic, porca Eva, Focus del 91, Trash Dinner del 2006-2007, Kindly Bend to Free Us,
mi sa che era del 2014 o 2016, quindi insomma, la band è stata formata, diciamo, fondamentalmente con questo scopo: realizzare la trilogia The Warren of Snares e finirla lì. E io queste cose le adoro veramente, perché cioè, vuol dire che quello che hai fatto non l'hai fatto per ok, facciamo un gruppo, suoniamo e poi vediamo. No, hanno fatto un gruppo per fare questo lavoro, questo era un lavoro da fare e l'hanno fatto in pochissimo tempo ed è una cosa meravigliosa. Cioè, è come quando, non so, ti alzi alla mattina, devi aggiustare la staccionata, ti alzi, lo fai e poi hai fatto, fine. Loro hanno fatto esattamente così ed è una cosa bellissima. Nel poco tempo di attività il loro sound si è evoluto tantissimo, ma senza troppo distacco. Se si ascoltano i tre dischi principali in ordine cronologico, ci si rende conto che il secondo disco è il perfetto seguito del primo e di conseguenza il terzo verso il secondo. Ah, e devo aggiungere una cosa: io ho deciso di fare questo video perché finalmente sono riuscito a comprarmi questo, l'ho finalmente trovato. E allora, i loro album fisicamente singoli non si trovano, e si possono trovare in due cofanetti distinti. Io ho preso quello principale in cui ci sono i tre album, però c'è anche quell'altro, quello più completo, ma costa una barca di soldi, in cui ci sono tre album, gli EP, lo split, la borsetta, quella lì per fare la spesa, le spille, una roba devastante. Mamma mia, io mi sono accontentato di questo sinceramente. Andiamo al dettaglio con Ausla. Ausla è un termine che nell'idioma lapino, cioè la lingua parlata dai conigli in questo libro, significa comunità. Questo disco, questo Ausla, è un concentrato di crust punk grezzo e aggressivo fino alla morte, che fa moltissimo l'occhiolino agli Hero Is Gone, per esempio, o agli Alpinist o ai Masakari, ma con momenti molto molto melodici che si rifanno un po' alle sonorità degli Agalloch, per esempio, senza mai dimenticare l'onnipresente influenza dei Neurosis. Il disco è composto da 6 tracce, di cui una è un'introduzione, però su internet si trova la versione con un pezzo bonus. Questo è proprio l'originale, con The Fall of Efrafa, che è proprio l'ultimo pezzo. La cosa particolare sta nel fatto che, essendo un disco crust, ci sono pezzi molto lunghi, cioè nel senso Last But Not Least è un pezzo di 10 minuti e rotti, quindi insomma a livello di forma ha ben poco di crust, però madonna se pestano, sono di una cattiveria infinita sti pezzi, sono proprio sofferti, proprio rabbiosi. Ok, e qui i pezzi mutano e si evolvono e si coglie costantemente la medesima atmosfera che cogli durante la lettura di Watership Down. E tra l'altro c'è una cosa che, quando l'ho sentito la prima volta, è stata una sorpresa assoluta: in tutto questo marasma di crust punk e hardcore spuntano fuori violini e violoncelli che vanno a riempire muri già estremamente spessi, però gli donano un'atmosfera estremamente triste e angosciosa, ed è una cosa meravigliosa e veramente oltre. E mi piacerebbe fare un'analisi approfondita di ogni singolo pezzo contenuto in questo disco, ma è impossibile, cioè starei fino a domattina. Vi basti sapere che Pity the Weak e Soul to Bear sono i due pezzi più d'obbligo in questo disco, perché raggiungono apici di un'intensità mai raggiunta mai in tutta la musica che io ho ascoltato, e ne ho ascoltata veramente tanta. Sono pezzi che si portano dietro una carica immane di
di tristezza, di rabbia, che io ci rimango sempre a bocca aperta. Poi c'è il cantante, non ricordo come si chiama, credo Alex. Lui quando canta in questo disco non si capisce niente. Urla come un ossesso, ma urla talmente forte, con una tale rabbia, con una tale malinconia, che non riesce a distinguere le parole, è proprio incazzato lercio. E tramite un drumming ossessivo, delle trame chitarristiche che sono dei chiodi nel cervello, questo disco crea un'atmosfera buia, oscura e tenebrosa, ma nel buio si coglie spesso un fascio di luce. Infatti di tanto in tanto in questo disco ci sono dei momenti che sono, non dico allegri, però sicuramente molto meno grevi. Ora, Elil, che nella lingua lapina significa predatore o nemico, è il secondo album della band, rilasciato esattamente un anno dopo Ausla. In questo disco ha un carattere nettamente più pesante, nettamente più oscuro, più tetro, più quasi malsano del precedente. È composto da soli tre pezzi: Beyond the Veil, Dominion Theology e For a Lyra to Cry, tutte e tre di una ventina di minuti. E qui ci spostiamo, nel senso, il primo disco appunto stava sul crust, sull'hardcore. Questo è il disco che acquisisce caratteristiche molto più legate a sonorità vicine al black metal, al doom metal, allo sludge, il post rock, quindi nettamente più peso. Ed esattamente come Ausla, questo è un altro disco che si evolve e parte con sfuriate allucinanti e devastanti, per poi andare a finire in momenti tragici, tristissimi, lenti, che creano nell'ascoltatore una sensazione che non auguro a nessuno. Il primo pezzo di questo disco, Beyond the Veil, si presenta con una intro di niente meno che 6 minuti. E vi assicuro che quei 6 minuti sono indispensabili per presentare bene questo disco. Ed è un pezzo che poi diventa squisitamente scandito e poi cambia di nuovo, si trasforma in qualcosa che abbiamo sentito in Ausla. Vanta un'instabilità dell'essere che è disarmante. Come ho detto prima, potrei andare avanti all'infinito, come in Beyond the Veil, anche in Dominion Theology e anche in For a Lyra to Cry. Ci sono mutazioni continue, i pezzi sono costruiti in modo tale da farti provare emozioni completamente diverse, completamente contrastanti. Passi da un estremo all'altro della tristezza, mai allegria, ma assolutamente mai, qui non c'è un cazzo da ridere. Insomma, sono pezzi che ti rovinano la vita, veramente, l'anima, perché sono fatti talmente tanto bene. A livello musicale sono dei pezzi perfetti, questo disco è fantastico, anche se sinceramente preferisco Ausla, però sono costruiti in maniera estremamente intelligente e hanno delle progressioni che non hanno niente da invidiare a quelle suite da 20 minuti dei Dream Theater, ma assolutamente, ma proprio nulla, guarda. E arriviamo finalmente a In Le. Questo è il disco che me li ha fatti conoscere. Mi ricordo che quando li sentii la prima volta, partì il pezzo Fu In Le. Che cazzo è sta roba, è bellissimo! Ero estasiato da questo macigno, veramente. Allora, In Le è nel romanzo di Adams, è una figura leggendaria, praticamente In Le è questo, è il coniglio nero della morte, ok? È quello che giunge per portare i conigli ancora vivi ma che stanno morendo nel regno di Elarairà. Questo è il canto del cigno, se così possiamo dire, della band, perché tirato fuori questo, la band è partita in tour e poi ha abbandonato tutto. E lasciate che vi dica che quanto voglia dire per me questo disco, perché rappresenta nel romanzo la parte peggiore di tutta la storia. Peggiore perché? Perché è brutta? No,
perché il finale è un lieto fine, ma è molto amaro, veramente, veramente amaro. Presente il finale di Final Fantasy X? Quei finali che sì, è lieto, però vaffanculo, mi manca un pezzo, mi hai tolto tutto. Vabbè, cioè è un lieto fine con magra consolazione di contorno. Ok, questo terzo disco, esattamente come dice il titolo, parla fondamentalmente della morte. A livello di sound ci spostiamo in fosche lande in cui dimora il black metal e il post rock e coesistono insieme nel creare una creatura tetra, triste e rancorosa. Le atmosfere sono molto più opprimenti e le canzoni sono nettamente più rabbiose, sono più velenose, sono più amareggiate, più claustrofobiche. E se nei due dischi precedenti potevi sentire un urlo sguaiato da parte del cantante, qui senti grida disumane, urla di sofferenza, mi spiego. Questo è l'album più estremo. A livello di atmosfera e di sensazioni che trasmette, è quello più estremo, è quello che va più in fondo all'animo dell'ascoltatore. Fu in Le, il secondo pezzo, e The Burial sono le due tracce che trasmettono molto, 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 molto bene ciò di cui ho appena parlato. Sono delle perle nere di enorme grandezza. Abbiamo anche dei forti momenti di groove, come in The Republic of Heaven. C'è poi una Woundwort, che è un pezzo dall'enorme potere meditativo, per via delle sue sonorità pesantemente serie. C'è una The Sky Suspended, che è quel pezzo che ci fa respirare, che è una cosa che secondo me ci va sempre in un disco particolarmente pesante, particolarmente aggressivo, cattivo, tutto quello che vuoi. Ci vuole sempre quell'intervallo che ti lascia un po' di respiro, perché se no non reggi fino alla fine l'ascolto, potrebbe risultare cacofonico, noioso, non te la senti di arrivare fino in fondo. E infine abbiamo Warren of Snares, pezzo di un'epicità colossale che è perfetto, è assolutamente perfetto per porre la parola fine a questo monolite nero, che monolite di 2001 di Sano Spazio, levati proprio, perché ha queste sonorità che ti portano a pensare che stia per accadere qualcosa di estremamente sbagliato da un momento all'altro, tesissimo, ha una tensione che è come la corda di un violino. Invece c'è solo una gigantesca, catastrofica disperazione che scoppia e travolge qualunque cosa si trovi nella sua traiettoria. Poi si cheta e poi scoppia di nuovo e si conclude con un respiro strozzato, esattamente come una candela che ha bruciato da entrambe le parti e si è consumata troppo in fretta.